muoia e ritorni a vivere. Esatto. Pare che dice. Pare che possa essere vero, perché adesso non devi ridere, però. No, seria. Ti dicono non devi ridere, no, perché già comincia l'ansia, quella che c'avevo a scuola, che scoppia a ridere. No, non ridere. Il, okay. Io respiro profondamente. Il team di neuroscienze computazionali di ETR, Computational Neuroscience Lab. Adesso ce le dici tutta quanta, ma al contrario, partendo dalla fine e senza leggere. Dai, così. Un tir di tir, ciao. Un tir. Erano tanti, erano tanti. Un auto articolato di esperti. Un auto articolato di esperti ha creato questo DECNEF, che è una sorta di scanner, anzi si può definire proprio uno scanner, che utilizza degli impulsi elettromagnetici come una risonanza magnetica, per cancellare i ricordi selettivamente nel cervello di una persona e attuare una sorta di processo di taglia e sostituisci, capito? Quindi praticamente, aspetta, ricapitolando, se tu mi togli tutte quante le esperienze, quelle magari anche meno divertenti, mi togli l'esperienza. Praticamente cioè, sì. Potrei rifare gli stessi sbagli all'infinito, vuoi dire? Esatto, potrebbe ma essere. Ma no, ma è nirvana, diventa all'improvviso tutt'altro film, cioè sei sempre nello stesso livello. Ma la maturità, la maturità è una lunga carriera di imprudenze, quindi bisogna sbagliare tante tante volte, magari anche sullo stesso errore ci ricadiamo, cosa ce ne frega, però bella l'idea, no? Allora, l'idea può essere bella. Si smette di soffrire. No. Ma io un pochino ci voglio bene alle mie sofferenze, sai che ti dico? Voglio bene a tutto, sia i sorrisi che le lacrime. Oh, alla fine, tutte insieme fanno la nostra stupenda vita, con la musica più bella, The Coral. Shut the bedroom window in the morning,